Sì, ragazzi, come avrete capito, siamo tornati in un horror. Non vedevo l'ora. Però questa volta ho voluto prevenire, grazie a questo cappello. Che cosa c'entra, starete pensando? Grazie a questa luce. Niente mi farà più paura. Così, cioè, proprio tengo lontano gli spaventi. Ragazzi, ho bisogno di aiuto. Ciao a tutti, ragazzuoli, io sono Fenxy. Me l'ho dimenticato la luce. Davvero ho messo questo cappello per evitare di prendere troppi infarti, eh? Ma il vero motivo è perché oggi ho dei capelli di merda. Ma tralasciando questo, oggi, ragazzi, horror! Ma con questo cappello oggi non mi spavento neanche una volta, eh. Però ragazzi, lo sapete, prima di cominciare vado a salutare Edoardo Montobbio, Paolo Anzani, FabioGamer07 e Frisk Anime Love. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi, Paolo Anzani, grandissimo. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi, direi di iniziare subito perché non vedo l'ora, eh. Non si vede. Vabbè, io mi porto avanti con la luce. No, però così rompe il cazzo. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Nel primo video affronteremo un'esperienza a 360 gradi. Nel senso che posso decidere io dove guardare. Che bello. Ci troviamo in una stanza con un sacco di manichini. Perché ho la sensazione che questi due non siano dei manichini. Ehi! E no però, eh! Allora, manteniamo la calma. Abbiamo soltanto una torcia, quindi immagino che io debba guardare da questa parte. Però qualcosa mi dice che adesso uscirà una faccia. Girati lentamente. C'era un'ombra. C'era una signora anzianissima. Adesso è sparita. No. Ti prego. Quanto signora. Non mi senti più. Che bella che sei. Che cosa c'è? Io mi giro e me ne vado, eh. Non ti muovere. No. C'è quella di prima. No. I know what you're afraid of. Keeping the lights on. Non sto capendo nulla. Muoio, eh! Che cos'è questa roba? Scusate. Non fa parte del video. Ok, siamo tornati di nuovo qui. Senza un apparente motivo. Mi sto muovendo io, guardate! Lasciatemi stare, dai! Io non ho fatto nulla! Chi è? Perché questo angolo completamente buio? Questa musica però non aiuta, eh! Qualcosa mi dice che ora mi spavento! No! Basta! Ma una governante in questa casa! Porco schifo! Ma perché ogni tanto esce sta cosa? Ma cos'è? È quello che stiamo vivendo noi, per caso? No, perché non sto capendo. E adesso siamo su delle scale. Abbiamo qualcuno dietro? No, ok. Basta! Chi è? Mamma mia, che palle però! Ma che bella casa. Non ti girare! Ma perché sali le scale di schiena? Quanti problemi! Cioè, c'è una partita a calcio? Dai. Prendi la palla, usala come arma difensiva, qualcosa. Tieni in testa il mostro. No, ti prego, no. Salve. Vuole una cioccolata calda. Basta. Che esperienza di merda. I video a 360 gradi sono anche peggio di quelli normali. Decidi pure tu dove guardare. E quindi ti viene l'ansia. Il tuo cappello non serve a nulla. Ma ne andiamo a guardare un altro. E questa volta non sarà un video a 360 gradi. Per fortuna. Cioè, non so se è una fortuna questa. Tanto mi cagherò in mano lo stesso. Bene, nel secondo video di oggi abbiamo una ragazza che si sta lavando i denti. Decisamente meno horror rispetto alla stanza con i manichini che prendono vita. Perfetto. Potevi evitartelo di sputare tantissimo nel lavandino. Ma... Ma basta! Abbiamo appena iniziato! C'è qualcuno di nudo dietro di te! Tantissimo! Vabbè, dai!
Ragazzi! No! Non guardare! Ti prego! Ma che risata brutta, Gaia! No! Ecco! E pagare le bollette però, No! No, ragazzi, mi sta per venire un coccolone, io ve lo dico. Le rimane lì, C'è la davanti. Fissala. Non ti muovere di un millimetro, Mi raccomando. Ma quanto sei... Guarda, ti sto odiando, te lo giuro. Ma basta sto specchio. Mi fa male il petto tutto. Questa comunque non ha veramente la testa che sta funzionando come dovrebbe, Sta lì a guardare. Si sta chiedendo, ma chissà che cosa è appena successo. Orco schifo. E sta ancora lì. Oddio santo, che cosa sta succedendo nella mia vita? Buongiorno. Lei va incontro. La vuoi abbracciare? Ah! Ma sono tipo la stessa persona. È tipo lei quando non va dall'estetista. Però così non vale, Se lei indietreggia tu non puoi venire avanti. Dovresti indietreggiare anche tu. Che camminata sexy. E mo? Sei criccato? Stiamoci a guardare. Che... brutta. Io non ce la posso fare. Mi fa male il petto, il braccio. Ma basta. Va bene ragazzi, io direi di concludere qua. Il cappello non è servito a un emerito capo. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi filmati. Mi raccomando. E scrivetemi sotto nei commenti secondo voi quanto mi rimane da vivere. Comunque se il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi si va. Seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io raga vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.